Lo sai che la Campania è stata a lungo ultima per numero di tamponi? Il presidente De Luca ha sempre sottovalutato l'importanza delle attività di prevenzione e tracciamento durante i mesi passati. Ed oggi, che i contagi sono esplosi, il servizio pubblico è in affanno. È in affanno a causa dei continui tagli alla sanità, operati sia dalle politiche di gestione di De Luca che da quelle di Caldoro. E così ci troviamo a dover ricorrere ai laboratori privati e a pagare di tasca nostra dai 60 agli 80 euro per ogni singolo tampone. Per questo noi chiediamo: tamponi gratuiti sia nel pubblico che nel privato, l'attivazione di tutti quei laboratori pubblici ancora inutilizzati e il potenziamento di quelli sottoutilizzati, più risorse per i servizi di assistenza domiciliare, per le USCA e per i medici di base. Bisogna fare presto. La Regione deve mettere in campo tutti gli strumenti necessari per salvare le nostre vite e tutelare la salute pubblica. Sulla salute non si specula. I tamponi devono essere gratuiti.